In alto mare la trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Dopo più di 3 ore di incontro a Palazzo Chigi non si dipannano le nubi sulla più grande acciaieria d'Europa. Presenti al tavolo gli indiani Lakshmi Mittal e il figlio Adichai Mittal. Di fronte tra gli altri i ministri Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri. Stamattina ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati e alle aziende collegate la retrocessione alle società Ilva dei rispettivi rami d'azienda unitamente al trasferimento dei dipendenti. In sostanza i lavoratori tornano in carico alla gestione commissariale, una sorta di disimpegno da parte della società franco-indiana. Matteo Salvini e Roma, rapporto sempre più stretto. Dopo la visita al mercato di Tor Pignattara è una passeggiata tra fascisti e calcinacci, quella che il leader della Lega fa a Nuova Ostia, quartiere popolare sul litorale romano. Arriva a metà mattina accolto da un centinaio di simpatizzanti e una manciata di contestatori del Movimento 5 Stelle che si limitano a esporre un cartello. Al passaggio del corteo dai balconi arrivano gli applausi. Matteo, salvaci tu, grida qualcuno. È ora che la Raggi faccia altro nella vita, risponde Salvini. La legge di bilancio stanzia 600 milioni in più per l'agricoltura nel triennio 2020-2022. Un bel segnale, secondo il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, che illustra le risorse stanziate per il suo settore in manovra. Azzerata l'IRPEF agricola, 80 milioni contro la cimice asiatica. Misure per l'imprenditoria agricola giovane e al femminile. Se diamo sostegno alle pratiche della buona coltivazione, aggiunge il ministro, questo settore può aiutare anche contro i cambiamenti climatici. Lo sport è un potentissimo veicolo di aggregazione e di integrazione. È il messaggio del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione della seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica, ospitato a Padova. Lo sport parla una lingua universale in grado di abbattere ogni barriera fisica, ogni pregiudizio sociale, ogni confine ideologico, ha detto Casellati, che ha ricordato come l'attività sportiva paralimpica alimenti la diffusione di un nuovo spirito positivo. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.